Le ultime due settimane potrebbero essere state scoraggianti per alcuni detentori di Shiba Inu, perché non è successo molto nell'ecosistema di Shiba Inu. Tuttavia, le cose sembrano essersi ravvivate negli ultimi giorni e gli esperti prevedono addirittura forti aumenti di prezzo per il token. Questo è un video che devi assolutamente guardare se possiedi qualsiasi quantità di token Shiba, quindi assicurati di continuare a guardare. Prima di iniziare, una nota importante per gli appassionati di Eagle Eye Shiba. È stato notato che di recente un misterioso whale, grossissimo investitore, ha acquistato una grande quantità di token Shiba. Ora, se sei stato nell'ecosistema di Shiba Inu per un certo periodo, sai che gli acquisti da parte dei whale non sono nulla di nuovo. Questi investitori enormi fanno effettivamente parte significativa della comunità di Shiba Inu, tanto che se alcuni di loro si ritirassero, potrebbe essere dannoso per il prezzo di Shiba. Tuttavia, ci sono degli acquisti da parte dei whale che continuano a suscitare interesse. Questo potrebbe essere dovuto alla quantità enorme di Shiba che acquistano o al fatto che sembrano emergere dal nulla. Se vuoi acquistare cripto in maniera completamente sicura, in descrizione c'è Atani, top exchange con migliaia di opportunità di guadagno. Se vi registrate tramite il mio link referral, avrete la possibilità di partecipare ad un mio giveaway con un montepremi importante. Il whale, che è stato appena notato, rientra in entrambe le categorie. Ha creato un portafoglio solo un paio di giorni fa ed è riuscito già ad accumulare ben 4,5 trilioni di token Shiba, equivalenti a 33,6 milioni di dollari. Ma c'è qualcosa di ancora più interessante in questo portafoglio. A differenza della maggior parte dei whale, questo nuovo whale sembra essere focalizzato esclusivamente su Shiba. Di solito i whale tengono diverse criptovalute, ma questo nuovo whale possiede solo Shiba. Quindi la gente si chiede chi possa essere dietro a questo portafoglio e perché è stato creato in primo luogo. Qualcosa di particolare riguardo a questo portafoglio è che non ha collegamenti con nessun indirizzo di criptovaluta. Ha effettuato alcune transazioni con un altro portafoglio, ma anche quest'ultimo sembra essere sconosciuto. Tuttavia, i dati on-chain hanno rivelato che Bitvolvo, una piattaforma di scambio di criptovalute di rilievo, è proprietaria del portafoglio di ricezione. Ciò non spiega però perché siano state effettuate queste transazioni in primo luogo. È praticamente impossibile risolvere questo mistero, ma mi piacerebbe sentire cosa pensi nella sezione commenti qui sotto. Nel frattempo, gli analisti prevedono che Shiba Inu stia per vivere un picco di crescita. Il token attualmente si scambia con 5 zeri da un po' di tempo. Ciò che è ancora più frustrante è che Shiba Barium, che doveva essere una sorta di miracolo per il prezzo di Shiba, è stato già lanciato, ma il prezzo di Shiba continua a lottare, molto alla delusione dei detentori. Nonostante ciò, gli analisti ritengono che ci sia ancora una luce alla fine del tunnel, anche se nessuno di loro crede che Shiba Inu raggiungerà il sogno del centesimo di dollaro in fretta. La maggior parte di loro pensa che questo sia ancora un obiettivo lontano, ma credono che Shiba perda presto alcuni zeri, il che sarebbe molto vantaggioso per molti portafogli di Shiba. In particolare, Telegown prevede che entro il 2/7 il prezzo di Shiba sarà aumentato di oltre 1500%. Prova a calcolare quanto avresti nel tuo portafoglio se il suo valore aumentasse del 1500% e potrai apprezzare quanto incredibile sia questa previsione. Certo, il 2027 è ancora a qualche anno di distanza, ma ci saranno sicuramente aumenti costanti negli anni che lo precedono. Detto ciò, la ragione per cui gli analisti non credono che il sogno del centesimo di dollaro si avvererà presto è che non ci sono state abbastanza burns, distruzione di token. Ci sono attualmente in circolazione più di mezzo quadrilione di token Shiba, quindi è ben noto che il modo migliore per rendere il token più prezioso è renderlo più raro. Sfortunatamente non stiamo bruciando abbastanza Shiba abbastanza rapidamente. Shiba Barium doveva aiutare a bruciare enormi quantità di Shiba e, secondo il white paper della piattaforma, ha la capacità di farlo.
Il motivo per cui non si stanno verificando burns è che le persone non stanno utilizzando abbastanza Shiba Barium. Le persone devono effettuare transazioni su Shiba Barium affinché avvengano i burns, perché una parte della commissione di transazione viene utilizzata per bruciare Shiba. Quindi, fondamentalmente, se desideri ridurre l'offerta circolante di Shiba e desideri che ciò avvenga rapidamente, devi utilizzare Shiba Barium. Detto ciò, devo sottolineare che questo non è un consiglio finanziario. Assicurati di fare le tue ricerche prima di prendere decisioni finanziarie. Parlando di decisioni finanziarie, un responsabile di supermercato ha preso una decisione finanziaria non molto tempo fa che ha cambiato completamente la sua vita. Ma prima di entrare nei dettagli, ricorda che questo canale offre un regalo quotidiano di 100.000 Shiba. Per avere la possibilità di partecipare, tutto ciò che devi fare è iscriverti a questo canale, mettere un mi piace a questo video e lasciare un commento qui sotto con l'hashtag Shiba Inu. Buona fortuna! La decisione è stata presa nel 21 e la persona che l'ha presa era Rob, che all'epoca era un responsabile di magazzino di un supermercato. Aveva bisogno di tutti i soldi che poteva ottenere, ma non poteva permettersi di fare decisioni sconsiderate per quanto riguarda gli investimenti. Quindi, quando ha deciso di investire in Shiba nel 21, è stata una decisione ponderata. In realtà, è incappato nel woof paper del progetto che dettagliava tutto ciò che il progetto rappresentava, i suoi casi d'uso e la sua validità. Secondo Rob stesso, ciò che era dettagliato nel woof paper era abbastanza convincente da farlo credere e prima che te ne accorgessi aveva investito ben $8.000 in Shiba. Dovrai concordare con me sul fatto che $8.000 sono molti soldi e sarebbe stato davvero devastante per Rob se le cose fossero andate male. Per fortuna in pochi mesi il prezzo di Shiba è aumentato di 1200 volte rispetto a quando Rob l'aveva acquistato, quindi in pochi mesi gli $8.000 di Rob sono diventati più di $500.000. Ma la storia non finisce qui. Rob ha deciso di ritirare $500.000, lasciandone solo un piccolo importo per crescere nuovamente. E crescere è proprio ciò che ha fatto. Prima della fine dell'anno, l'investimento rimanente di Rob aveva raggiunto il valore di $1.000.000. Puoi solo immaginare quanto incredibile debba essere stato per qualcuno che lavorava come responsabile di magazzino in un supermercato. Rob ha persino detto: «Vengo da una famiglia piuttosto povera. Non avrei mai potuto neanche immaginare di avere così tanti soldi». Ci sono diverse cose che possiamo imparare dalla storia di Rob. Innanzitutto, Shiba è ancora in grado di creare milionari tra le persone comuni. Devi solo cogliere l'opportunità offerta dal token. In secondo luogo, Rob ha fatto le sue ricerche. Ha esaminato il white paper di Shiba Inu ed è stato convinto da ciò che ha letto prima di investire. Quindi non dimenticare mai di fare le tue ricerche se trovi questa storia interessante. Per favore, lascia un commento e condividi questo video con gli amici. Questo aiuta davvero con l'algoritmo di YouTube e mi aiuta a migliorare la qualità dei video. Un'ultima cosa prima di concludere. Mentre potrebbe sembrare che il mercato delle criptovalute non stia ottenendo molta azione, le grandi aziende sembrano sapere qualcosa che il resto di noi non sa. Hanno acquistato criptovalute in grandi quantità e probabilmente nessuna azienda è così entusiasta degli acquisti di criptovalute come MicroStrategy. La società ha persino un dipartimento dedicato agli investimenti in criptovalute guidato dal suo ex CEO, Michael Saylor. Recentemente, MicroStrategy ha acquisito altri 5.445 bitcoin, come riportato da Oggi. Questa mossa FA parte della strategia continua della società di investire nella principale criptovaluta, confermando la sua forte fiducia nel potenziale valore degli asset digitali. Michael Saylor è stato molto vocalizzato nella sua completa fiducia nel mercato delle criptovalute e sembra che stia utilizzando questo momento per accumulare il maggior numero possibile di Bitcoin in previsione di un aumento di prezzo. Mentre gli investitori di criptovalute
sperano che gli acquisti di queste grandi aziende possano dare una spinta al mercato delle criptovalute, finora ciò non è ancora avvenuto. Tuttavia, con aziende come BlackRock e Fidelity che cercano non solo di acquistare criptovalute, ma anche di ottenere ETF di criptovalute, sembra che possiamo aspettarci che questa spinta avvenga. Dobbiamo solo continuare a sperare o pregare che le richieste di ETF vengano approvate. Con questo giungiamo alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, per favore metti un mi piace a questo video e non dimenticare di lasciare un commento nella sezione commenti. Questo mi aiuta davvero con l'algoritmo di YouTube. Inoltre, per favore condividi questo video con il maggior numero possibile di persone. Facciamo conoscere queste notizie.